Morte del 15enne bullizzato, la mamma di Leo, voglio la verità. Vittoria racconta chi era il figlio in esclusiva a Vera TV. Appello al governo per cambiare le regole nelle scuole. Scoperto un rave party abusivo all'Oasi del Furlo, 136 denunce dei carabinieri di Fano, affermo rapinatore entra in farmacia armato di martello. Maltempo, albero crolla in piazza Stamira ad Ancona, il porto di Numana invaso dai detriti, acquaroli superare l'approccio emergenziale di fronte ai danni dei cambiamenti climatici. Samb subito testa all'Avezzano, rosso-blu primi dopo 8 mesi e mezzo, ma mercoledì a Riviera arrivano i marsicani. Volley, doppia sconfitta per Lube e Iuasa. E ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro TG Marche. In apertura l'avete sentito dai nostri titoli, in esclusiva parla la mamma di Leonardo, il 15enne che si è tolto la vita a Senigallia, vittima di bullismo, a quanto pare, nella sua scuola. Il nostro Ciro Montanari ha raccolto le parole di mamma Vittoria, che ha raccontato chi era Leo e sulla tragedia aggiunge: sto aspettando risposte per capire cosa sia accaduto quel giorno, e poi chiede giustizia affinché questo non avvenga più a nessun altro. Intanto venerdì a Senigallia ci sarà una conferenza stampa per fornire aggiornamenti importanti. Allora andiamo ad ascoltare l'intervista di Ciro Montanari. In questo servizio televisivo che realizziamo so che tu hai un desiderio, quello proprio di mostrare Leo, di farlo vedere attraverso queste fotografie, vero? Sì, voglio che Italia conosce mio figlio, il suo carattere, il suo modo di vivere, la sua voglia di vivere, quanto era ambizioso, era molto ambizioso. E aveva tanta voglia di vita, ma tantissima. Vittoria è la mamma di Leonardo, il quindicenne che ha deciso di concludere la sua breve vita come nessuno avrebbe mai voluto. Al microfono di Vera TV la donna racconta il suo Leo, il grande amore che condividevano, le sue passioni e i suoi sogni. Ancora non sono riuscita a definirlo questo momento, sto cercando di elaborare. Vittoria ci mostra il tatuaggio che la legherà sempre per sempre al figlio e ci racconta una storia tutta loro. Il tatuaggio è partito dal fatto che lo volevo fare perché la gravidanza è stata molto difficile per me, e quindi ho detto quando viene al mondo io lo farò. E poi dopo lo abbiamo scelto insieme, lui ha detto facciamo due cuori, uno cuore tuo, uno mio, e all'interno mettiamo la faccia di Simba, che era il leone, che lui era il mio leone. E ha scelto dal Google il disegno che gli piaceva di più, sono andata dal mio tatuatore di fiducia e lui mi ha dato l'appuntamento il 27, e il 27 è nato Leo. Poi tu hai questo cagnolino, hai questa cagnolina in braccio, dalla quale non ti separi mai. Questa è una cagnolina speciale perché era la cagnolina di Leo, anzi è la cagnolina di Leo. È la cagnolina di Leo, sì. Lei è Wendy, il nome gliel'ha dato lui, la chiama anche Spartacus, non solo Wendy, anche Spartacus. E perché Spartacus? Gli piaceva quando arrivava a casa, ciao Spartacus, si mettevano a correre avanti e indietro tutti e due, perché anche lei è molto vivace come lui. E poi lui aveva un sogno, quello di indossare una divisa un giorno. Oh sì, tantissimi anni che ormai parlava di fare i concorsi, voleva fare il Vigile del Fuoco, poi magari anche la Marina Militare, parlava ultimamente. E comunque sono, diciamo, tutti i compiti che secondo me dare una mano al prossimo, aiutare. Ma quel giorno che diavolo è successo? Non lo so, mi sto facendo questa domanda, sto aspettando le risposte della procura. E con la procura tu naturalmente vai avanti con tanta forza, con tanta determinazione, ecco. Certamente. Qual è il tuo intento, lo vuoi dire pubblicamente?
voglio dire che non voglio che succeda mai più una cosa simile, perché per qualsiasi genitore, per qualsiasi mamma, per qualsiasi babbo, i parenti, è una cosa è disumana, indescrivibile a sopportare tutti i giorni. Quindi voglio sapere che cosa è successo per filo e per segno, e voglio che il governo italiano prenda dei provvedimenti seri, ma molto seri, per quanto riguarda andamento e le regole all'interno delle scuole. Le cose devono cambiare per forza, perché in questo caso non è primo. Ed ora un'altra storia difficile, quella di Riccardo. Dopo lo stop alle ricerche, non si dà per vinta la famiglia del 19enne di Acqualagna, scomparso 8 giorni fa nella zona della diga del Furlo. Ai nostri microfoni parla l'avvocato Elena Fabbri. Riccardo deve essere trovato. Se qualcuno dovesse vederlo, contatti subito le forze dell'ordine. È il messaggio dell'avvocato Elena Fabbri, legale della famiglia di Riccardo Branchini, il 19enne di Acqualagna scomparso il 13 settembre scorso nella zona della diga del Furlo. Le ricerche del giovane sono state sospese. Ci sono stati alcuni avvistamenti, uno dei quali ha portato all'intervento dei carabinieri, che però si è concluso in un nulla di fatto. L'avvocato Fabbri rinnova l'appello per aiutare a trovare Riccardo. Le varie piste sono aperte e non vogliamo lasciare nulla di intentato. Se qualcuno dovesse vedere Riccardo, può contattare le forze dell'ordine o rivolgersi, comunque fare segnalazione anche a me, che sono l'avvocato della famiglia e che mi sto facendo l'attore comunque di tutte quelle che sono varie segnalazioni che sono avvenute anche negli ultimi giorni. Noi ovviamente non abbiamo contezza di dove sia Riccardo in questo momento, lo stiamo cercando in tutti i modi possibili e immaginabili. Sono arrivate diverse segnalazioni anche fuori regione. Una segnalazione un po' più interessante è arrivata anche nelle vicinanze rispetto a dove è stata ritrovata comunque l'auto di Riccardo, o comunque della famiglia, diciamo. La famiglia non si dà per vinta. La famiglia non si dà per vinta. Riccardo deve essere trovato, bisogna comunque sicuramente cercare di aiutare questa famiglia. I genitori sono veramente disperati, ma sono combattivi perché vogliono capire dov'è il loro figlio. Stiamo parlando di un ragazzo di 19 anni, un ragazzo che è sempre stato una brava persona e comunque è sicuramente molto molto legato a quella che è la sua famiglia. È importante comunque che chiunque abbia anche delle notizie che magari non sono state comunicate fino ad oggi, come delle confidenze che potrebbero essere importanti, ce le riporti, perché dobbiamo assolutamente ricostruire gli ultimi giorni di Riccardo e prima dell'allontanamento, e ovviamente dobbiamo ricostruire dove potrebbe essere Riccardo oggi. E restiamo nel pesarese, perché sono 136 le persone denunciate in un blitz dei carabinieri che hanno scoperto un rave party non autorizzato nell'Oasi del Furlo a Fossombrone. I partecipanti provenivano da tutta Italia, anche dalla Francia. Ce ne parla Thomas Del Bianco. Un rave party non autorizzato con 136 partecipanti, alcuni dei quali provenienti anche dalla Francia. È stato organizzato nel fine settimana, in maniera abusiva, nell'Oasi del Furlo, area naturale a Fossombrone, dove sono intervenuti i carabinieri di Fano. Sono stati denunciati tutti quelli che si trovavano nel sito del rave, un capannone di una cava dismessa, con grave pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, considerate anche le avverse condizioni meteo del weekend. Tra le persone deferite all'autorità giudiziaria, anche due organizzatori dell'evento non autorizzato. I partecipanti al rave hanno un'età compresa tra i 18 e i 60 anni, provenienti da diversi comuni delle Marche, da altre regioni italiane e dalla Francia. Erano arrivati a Fossombrone a piedi e in auto. Gli investigatori ipotizzano che il rave party si sia svolto in nottata, prolungandosi fino alla tarda mattinata, venendo interrotto solo dall'intervento di numerosi carabinieri della compagnia di Fano e provinciale. Circoscritta l'area, i militari hanno invitato ad interrompere il rave e poi hanno identificato i presenti. Sul posto anche personale della questura di Pesaro Urbino, che insieme ai carabinieri ha gestito l'ordine pubblico. Non si sono verificati incidenti, ma l'area presentava numerosi rifiuti per terra.
Ora nel Fermano slitta l'autopsia sul corpo di Maria Primerano, trovata senza vita sabato in un appartamento di Porto San Giorgio. Intanto è stata effettuata l'ispezione cadaverica sulla 32enne italo-russa. I lividi presenti sul corpo sarebbero da attribuire allo stato di decomposizione del cadavere e non ad una morte violenta, come si era invece ipotizzato in un primo momento. Ci fa il punto Donatella Lappa. Doveva essere il giorno dell'autopsia, quello di lunedì, sul corpo della giovane ritrovata morta in un appartamento in zona sud a Porto San Giorgio. L'esame autoptico verrà invece seguito nei prossimi giorni, forse mercoledì o giovedì, ma si hanno invece alcune indiscrezioni sull'ispezione cadaverica effettuata presso l'obitorio del Morri di Fermo, secondo cui non ci sarebbero tracce di violenza sul corpo di Maria Primerano, 32enne nata a Rostov in Russia, ma cittadina italiana che occupava l'appartamento di Piazza 25 Aprile a Porto San Giorgio dal 13 settembre scorso, quando era arrivata in città in treno da Genova. Le ecchimosi e i lividi riscontrati sulla donna fin dal ritrovamento sabato mattina sarebbero segni post morte attribuibili allo stato del corpo rinvenuto dopo almeno 3 giorni dal decesso, come stabilito subito dal medico legale Alessia Romanelli. Sarà l'indagine approfondita che verrà fatta con l'autopsia a fornire molte delle risposte che attendono il procuratore capo di Fermo, Raffaele Iannella, e il sostituto procuratore Marinella Bosi, insieme agli elementi raccolti dalla squadra mobile che sta indagando e sentendo le testimonianze anche da parte di chi abita nella zona, dove però nessuno sembrava conoscere Maria Primerano. Sapete del fatto della donna trovata morta sabato? Beh sì, abbiamo sentito, ma... Pensato che fosse una turista. Non conosciamo proprio niente, anche perché noi siamo della zona nord, qui a sud, sì, siamo dello stesso paese, però non abbiamo saputo nulla. Quindi non saprei dire che cosa poter comunicarvi, ecco. Vi siete fatti un'idea su che cosa potrebbe esserle accaduto da quello che avete sentito? No, per quello che abbiamo sentito è molto poco, quindi non ci siamo fatti ancora nessuna idea. Ha saputo del ritrovamento della donna morta? Sì, l'ho saputo. Siamo rimasti un po' male perché, a parte che non la conosceva nessuno a quella zona, perché era poco che era arrivata, era di Genova, mi sembra che arrivava, così dicevano i giornali. Lei che pensa che possa essere successo? Ma non lo so, perché io non... Sempre quello che dicono i giornali, dicono che hanno delle chimosi su tutto il corpo, forse con la 3-4 giorni che sono passati e sono venuti, oppure sarà stata picchiata da qualcuno così. Qui sa nulla di quello che è accaduto, conosceva la ragazza? No, veramente non l'ho mai vista, mai incontrata, nonostante vengo tutti i giorni qui a questo orario, mezza giornata, sono fermo qua. Purtroppo non posso dirle nulla. Nessun movimento particolare ha visto? No, niente. Non ho visto nulla però. Soltanto il dispiacere per un fatto così grave? No, questo certo. Una ragazza giovane dispiace, certo. Ed è stata una mattinata di follia. Fermo, un rapinatore è entrato armato di martello nella farmacia di Lido San Tommaso. Poi è scattata la caccia all'uomo che si era dato alla fuga a bordo di una Opel scura. Paura nel quartiere Lido San Tommaso di Fermo, dove un uomo sulla trentina ha fatto irruzione nella farmacia lungo la statale 16 vicino alla rotatoria di Paludi, mostrando un'arma sotto il giaccone. Dal lungo manico in legno era sembrata un'ascia, ma si trattava in realtà di un martello. Fatto sta che la minaccia ha sortito l'effetto voluto e le due commesse terrorizzate hanno consegnato al rapinatore l'intero incasso della mattinata. A quanto pare qualche centinaia di euro, ma il bottino è ancora da quantificare. Con i soldi in tasca, il malvivente si è poi allontanato a bordo di un'auto scura. Una volta scattata la chiamata al 112, grazie alle prime testimonianze, i carabinieri si sono messi sulle tracce di un Opel Zafira nera e di un giovane con accento dell'Est Europa. Lo stesso mezzo avrebbe fatto tappa in un altro bar della zona, ma la sua fuga è durata davvero poco. I militari sono riusciti a rintracciare l'auto in un parcheggio poco distante dalla chiesa del quartiere. All'interno c'era un uomo sui 30 anni che coincideva con la descrizione in mano alle forze dell'ordine. Il presunto rapinatore, vistosi braccato, non avrebbe opposto particolare resistenza,
È stato fermato e accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso. Sarebbe un uomo di origini rumene ma residente nel Fermano. Grazie ad un'operazione congiunta dei carabinieri di Fermo e della Polizia Stradale di Caserta sono state arrestate lungo l'autostrada A1 due truffatrici che qualche ora prima avevano raggirato un'anziana a Fermo. Dopo la telefonata di un finto carabiniere e di un fantomatico avvocato che avvisavano l'85enne dell'arresto del figlio per un grave incidente, ovviamente inventato, la vittima aveva aperto la porta alle due donne che si erano anch'esse finte carabiniere per raccogliere i soldi proprio per aiutare il figlio della signora. Si sono quindi fatte consegnare l'oro e appunto le banconote e sono scappate alla volta della Campania, dove risultano residenti. Nel frattempo l'anziana, accortasi del raggiro, ha segnalato ai veri carabinieri il modello dell'auto, poi tramite le telecamere della zona con il lettore delle targhe i militari sono risaliti al mezzo delle due truffatrici che sono state intercettate dalla Polizia Stradale ancora con il bottino nell'auto. Le due indagate sono state quindi arrestate in flagranza di reato. E a Civitanova Marche, ennesimo atto violento che va a minare la sicurezza degli abitanti della cittadina costiera. Un malvivente minaccia con una pistola e rapina una donna che va a spasso con il cane. La cronaca della nostra Daniela Gurini. Ennesimo fatto di cronaca a Civitanova Marche. Sabato mattina una donna è stata aggredita proprio in questa via, via Versiglia, in un luogo poco distante dal centro, un luogo dove ci sono molti uffici e appartamenti nuovi, e adiacente c'è un parco molto bello dove la donna stava dirigendosi per portare a spasso il cane. È stata bloccata alle spalle da un uomo dal volto travisato che ha prima sparato un colpo di pistola in aria e poi, puntandogli la pistola, le ha rubato borsetta con documenti e portafogli cellulare e poi è scappato via. La donna è caduta a terra, sono arrivati immediatamente i soccorsi e i carabinieri che stanno portando avanti le indagini attraverso le telecamere e i testimoni. Ci sono delle novità per quest'oggi, ma ancora attendiamo ovviamente il comunicato ufficiale da parte dei carabinieri. Intanto siamo andati a sentire le persone del posto, che cosa ne pensano, se hanno paura di stare in queste zone. La donna ha visto, ci sono testimoni, che cosa ha raccontato? La signora è stata assalita alle spalle. Pertanto mi sembra che non abbia visto perfettamente chi sia stato. Di spalle era un personaggio alto, oltre 1,70 m, 1,80 m, adesso è preciso, con un giubbetto marrone, col cappuccio, perciò è scappato via con la borsa, con la refurtiva, no? Ma altre cose non ha potuto vedere, perché la signora è caduta a terra. Era poi le 7:30 della mattina, non è che c'era tanta gente per questa strada. E il fatto che sia stata aggredita con una pistola, si è sentito uno sparo in aria e poi... Sì, lo sparo l'abbiamo sentito, era uno sparo piccolino, insomma non era sparo da pistola a pistola seria, ecco, pistola vera. Probabilmente era una scacciacani, una cosa così, probabilmente, adesso io non sono di mestiere, non sono della polizia. No, sinceramente di giorno non mi preoccupo più di tanto, penso che si possa stare in giro, poi chiaramente può succedere. E questa escalation di violenza a Civitanova la percepisce un uomo con una pistola, anche se magari non probabilmente una scacciacani, però insomma fa paura. Allora, non ho avuto occasione di trovarmi in situazioni di questo tipo, poi chiaramente sento che ci sono molte notizie di questo tipo, ma insomma spero che sia più una percezione che una realtà. Guardi, molto male, perché questo è un parco che, come vede, ci sono mamme, ci sono bimbi, c'è un asilo nido e qui veramente è diventato pericoloso e non riesco più a venire tranquillamente con i miei cani perché mi sento in pericolo, sì. Ha paura? Sì, molta. In tutti gli orari della giornata, adesso per esempio si sentiva più tranquilla e venuta? A quest'ora sì, a quest'ora, ma non verrei mai la sera, non verrei mai di pomeriggio sul tardi perché è pericoloso, ci sono drogati, ci sono gente che non fa nulla, che sta qui, ci dorme, fanno uno schifo, lo sporco dappertutto. Altro far west invece ad Ancona, dove Piazza del Papa si è trasformata
in un ring nel fine settimana, pugni e bottigliate, il video finisce su Facebook e diventa virale. Di giorno è così, ma c'è chi, esasperato, torna a ripetere: la notte è cos'ha. Guarda, guarda, sfasciano le macchine, tirano le bottiglie. Ma questi stanno fatti completamente. Ennesima rissa in piazza del Plebiscito, per gli anconetani piazza del Papa. Anche durante la notte, tra sabato e domenica, sotto gli occhi di Clemente XII, botte, pugni e bottigliate. Circa 20 i ragazzi coinvolti, nessuno sembra aver avuto bisogno di cure mediche. Sul posto le forze dell'ordine, chiamate dai residenti, ma tutti si erano già dileguati, forse anche in preda ai fumi dell'alcol. Intanto il video, immortalato da un abitante della piazza, sta facendo il giro del web. È una piazza pericolosa, te lo dico perché io non c'è giorno che apro che non trovo danni che mi procurano questi scalmanati, ubriaconi, tossicodipendenti. Entrano, si mettono seduti, mi rubano le tovaglie, sporcano e poi alla sera quando rientri, che io esco prima della gran confusione, trovo difficoltà a raggiungere la macchina perché non ti fanno passare, ti offendono, hanno voglia proprio di allungare le mani. Io l'altra sera ho avuto un inizio di tafferugli, poi ho desistito perché c'avevo paura. Comunque la piazza è incontrollabile, non c'è niente da fare. Se non c'è un qualcosa che le permette di essere più sicura, perderemo la clientela di qualità. Avremo solo giovani scalmanati, ubriaconi. Perché io ho avuto l'occasione, ho anche testimoni che stavano con me in macchina che abbiamo avuto paura, non c'è niente da fare, ho paura, non andare a casa la sera. C'è chi di notte non esce, ma conferma la persistenza degli schiamazzi e ha fatto ricorso alla più semplice delle contromisure. Riesce a dormire la notte, ad esempio? Ti tappi. Tappi alle orecchie e quindi dormo. Ogni tanto mi sveglio, però che tanto così. Questo c'è, d'altronde anche loro devono lavorare. E quindi abbiamo fatto spesso e volentieri, abbiamo chiesto in comune di far chiudere qualcuno, di fare qualche cosa, però non hanno fatto mai niente. Ora apriamo la pagina dedicata al maltempo. Sui fossi di Senigallia, al collasso, i residenti scatenano tutta la loro rabbia, bisogna fare una pulizia periodica. Intanto arriva anche la denuncia del PD che considera inefficaci questi interventi previsti dalla regione. Il pensiero è che non viene pulito, semplicemente. Quindi cosa bisognerebbe fare concretamente? Concretamente una pulizia periodica della gratta su in fondo che invece non viene fatta. Con questa via qui sì, tutti preoccupati, perché tanto basta la pioggia di una giornata intensa e le case che stanno qui, insomma, l'acqua c'entra. Insomma. Il problema è che tra un po' i millimetri saranno 180, quindi più risorse qui, meno risorse di là. Vedo continuamente richieste di risorse che se ne può fare tranquillamente a meno per attività quasi del tutto inutili. Secondo me dovrebbero anche fare manutenzione più spesso. L'hanno tolto quanto ormai il danno era stato fatto, quindi... Lei è arrabbiato per quello che succede ogni volta che piove? Certo, io abito poco più in giù di qui, questa volta è andata bene per noi. Però insomma lei è preoccupato? Abbastanza. Sono le voci della gente raccolte presso Fosso Sant'Angelo, una delle zone di Senigallia, spesso in affanno quando piove. A riguardo, il PD denuncia la grave situazione dei fossi cittadini, che ha fatto registrare allagamenti un po' ovunque dopo l'ondata di maltempo delle scorse ore. È chiaro che i residenti siano anche un po' delusi, siano stanchi, ma io posso pensare alla situazione del sistema fognario, che è questa da troppo tempo. E allora io dico, c'è un tesoretto che il sindaco Olivetti rivendica, e allora invece di usarlo in asfalti per elettorali, lo si utilizzi per due cose. Lo si utilizzi per le fogne, il sistema fognario, capire come mantenere sia in maniera straordinaria che progettare nuove soluzioni per far tenere il nostro sistema fognario. E dall'altro si lavori sui fossi, perché non è possibile che ci si lamenti che non ci sono mai risorse, adesso ci sono, ce ne sono in grande quantità sia dal PNRR che appunto da questo tesoretto, utilizziamole. Fortunatamente questa volta però il MISA non è andato in sofferenza. Se avesse piovuto nell'Interland con la stessa frequenza e intensità con la quale ha piovuto a Senigallia,
non so se il livello del MISA sarebbe rimasto lo stesso. Questo è un dato. L'assessore all'ambiente interviene chiamando in causa i residenti. I residenti non possono essere responsabili dei lavori che non fa il comune o dei controlli che non fa il comune. Quest'anno a bilancio, mi pare l'anno scorso, anzi quasi 1 milione d'euro per la manutenzione del verde. Allora, queste risorse come vengono utilizzate e soprattutto come fa a essere colpa dei cittadini, assessora? Su. Le zone critiche sono numerose e vanno dal Vallone al Cernin alle Saline, lungo il Viale dei Pini, al Crocifisso della Valle, alla Cesanella e al Cesano. A riguardo, i DEM chiedono interventi efficaci sui fossi, protagonisti principali dei gravi disagi registrati, con sottaccusa il Consorzio Bonifica, affidatario della manutenzione ordinaria. C'è una convenzione che il Comune ha stipulato col Consorzio di Bonifica e noi chiediamo, come giustamente ha fatto il Partito Democratico, di sapere quali lavori sono stati effettuati dall'inizio di questa convenzione e quali lavori effettivamente il Consorzio già di suo sta compiendo sul nostro territorio. E sul tema c'è stato anche un intervento del governatore Acquaroli al Festival delle Regioni in corso a Bari. Sulla sfida contro i cambiamenti climatici dice è necessario superare l'approccio emergenziale. L'urgenza di trovare soluzioni comuni per affrontare i rischi connessi ai cambiamenti climatici è stata ribadita dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, nella seconda giornata del Festival delle Regioni, inaugurato a Bari, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un evento che ha visto momenti diversi, quello della promozione del territorio nello stand delle Marche, visitato anche dal ministro Schillaci, e appunto il panel sulle pubbliche amministrazioni e le sfide ai cambiamenti climatici di cui si è discusso al Teatro Petruzzelli. Beh, noi innanzitutto stiamo lavorando sulla manutenzione del territorio, sulla progettazione di infrastrutture e di soluzioni tipo vasche di laminazioni che possano mitigare il rischio. Abbiamo realizzato una nuova legge sul governo del territorio che possa garantire maggiore sicurezza e soprattutto un consumo del territorio mitigato, saldo zero, che in qualche maniera vada anche a recuperare degli errori dal punto di vista proprio della gestione che abbiamo purtroppo ereditato da tanti anni, dove c'era minore sensibilità su questo tema. Nelle Marche, a seguito degli eventi climatici estremi, ci sono state esondazioni di torrenti sia negli ultimi giorni che dopo i temporali del 18 settembre. Ma di certo la ferita più profonda resta quella dell'alluvione del 15 settembre 2022, con ben 13 vittime tra Senigallese e Dentroterra Pesarese, nella Valle del Misa e del Nevola. Una volta terminata l'emergenza, spiega Acquaroli, le procedure di messa in sicurezza dei territori sono complesse e lunghe, tanto da disincentivare l'intervento anche delle amministrazioni virtuose. Dunque, secondo Acquaroli, è necessario superare l'approccio emergenziale. E poi ci sono sicuramente delle politiche che sono però di carattere internazionale che vanno affrontate, ma credo che la gestione del territorio sia il primo punto di vista, dal mio punto di vista, assolutamente il primo punto da mettere all'ordine del giorno, con non solo più risorse, ma anche e soprattutto una capacità di incidere nella manutenzione ordinaria e nella semplificazione delle leggi. Noi stiamo agendo in emergenza e in emergenza sicuramente si può operare, ma credo che la programmazione sotto moltissimi punti di vista può consentire una mitigazione del rischio, un minore impatto e anche il cambio di un paradosso per il quale si agisce dopo che il danno è stato fatto, bisognerebbe agire prima dei danni e soprattutto prevedendo gli effetti che vediamo ormai quotidianamente sul nostro territorio nazionale e internazionale. E dopo il maltempo di questi giorni, un albero è crollato nel bel mezzo di Piazza Stamira ad Ancona, fortunatamente senza causare feriti. Gli agronomi sono già al lavoro per analizzare le cause del cedimento, mentre per permettere le operazioni di rimozione domani sarà vietato il parcheggio e anche il transito nel tratto interessato. Gino Bove. Sì, vogliamo dire miracolo? Sì. Un miracolo che in quel momento non stesse passando nessuno. Queste le parole che rimbalzano tra i residenti di Piazza Stamira dopo che un grande pino è crollato nelle ultime ore fortunatamente senza causare feriti. Le intense piogge degli ultimi giorni hanno messo a dura prova la stabilità della pianta, che è caduta improvvisamente a terra. Le autorità locali hanno messo in sicurezza la zona. L'albero abbattuto verrà esaminato dagli agronomi per individuare le cause specifiche del crollo. Paura di questi alberi comunque? È
un po' sì, cioè se sorprendono in questa maniera, sì, diciamo che non è una cosa normale, perciò... Paura no, ci mancherebbe. Le cose capitano nella vita, per carità, si spera di no. Dico, speriamo che quando è successo non ci passasse nessuno sotto e che non si sia fatto male nessuno. Io abito qua dietro, però non mi sembrava che avessero bisogno di manutenzione. A volte vengono a potare i rami, però insomma adesso che si fosse addirittura divelto così, sollevate tutte le radici, insomma è un po' strano. Poi spero che facciano i dovuti accertamenti, ecco. Ovvio, un pochino magari vogliamo dire maggiore attenzione, manutenzione, però non mi dava l'impressione di essere né malato questo albero, né che ci potessero essere dei problemi. Vabbè che c'è stata tutta questa ondata di cattivo tempo con un vento fortissimo, la pioggia che ha inzuppato tanto, non erano probabilmente le condizioni migliori per tenere su un albero di quella fatta. Per facilitare la rimozione dell'albero e il ripristino della piazza, domani saranno interdetti il parcheggio e il transito nel tratto stradale compreso tra i civici 19 e 24 di Piazza Stamira. In sostituzione dell'albero caduto verrà piantato un nuovo esemplare. E anche al porto di Numana l'ultimo acquazzone ha lasciato il segno, detriti e rifiuti hanno invaso le acque appunto del bacino portuale, attirando l'attenzione di chi ha scelto di trascorrere il weekend sui moli. Che effetto fa vedere il porto così? Brutto, è una cosa che non si può vedere. Non l'ho mai visto così il porto, mai, poi ci sono state le mareggiate, i tempi brutti, ci sono state. Questo è particolare rispetto alle altre. Sì, mai visto il porto così. Le recenti precipitazioni che hanno colpito l'Anconetano hanno lasciato un segno evidente, trasformando le acque del porto di Numana in un autentico campo di detriti. Con l'abbondante pioggia, fiumi e torrenti hanno trascinato con sé rifiuti e materiali di ogni genere, fango e legno su tutti. Chi nel weekend ha voluto approfittare dello stop della pioggia per concedersi una passeggiata tra i moli non ha resistito dallo scattare qualche foto. Visto che avete fatto delle foto all'acqua così. È brutto vedere certe cose, però la natura è questa, dai, andiamo avanti. Si viene a fare una passeggiata a Numana e si trova questo spettacolo. Ci sta, col tempo che c'è stato è normale. Adesso speriamo che a breve possano ripulirla in modo che ritorna la bellezza di prima, diciamo, via. Sembra un tappeto di Malta. È la prima volta che esatto, sì, infatti è la prima volta che la vedo. Mai visto. Significa che c'è qualcosa a monte che deve essere ricontrollato, rivisto. Bisogna mettersi in testa di pulire i letti dei fiumi, perché altrimenti sempre peggio sarà queste alluvioni, queste cose che bisogna intervenire e abbassare il letto del fiume. Ma questo adesso nel giro di qualche giorno sparisce tutto, poi dopo il vento che c'è da terra piano piano un po' la porta fuori, il problema dopo è quelli più grandi, quelli li dovremmo intervenire noi qui che lavoriamo, siamo operatori del porto. E dopo le mareggiate degli ultimi giorni sono arrivate anche due segnalazioni di tartarughe caretta spiaggiate sulla costa tra Grotta Mare e Cupra Marittima. Ce ne parla Sergio Cinquino. Ancora uno spiaggiamento in Adriatico, anzi due spiaggiamenti di tartarughe caretta a nord e a sud del ponte sul fiume Tesino di Grotta Mare con il dottor Marconi. Cerchiamo di capire quello che è successo e perché queste tartarughe si sono spiaggiate. Tra le altre cose ce n'è una che non si ritrova e la stiamo ancora cercando. Sì, purtroppo il secondo spiaggiamento segnalato alla Capitaneria di Porto non è stato rinvenuto sulla spiaggia qui di Grotta Mare. Il primo esemplare è un esemplare di notevole dimensioni, intorno al metro di lunghezza totale, e presentava un rigonfiamento notevole, segno che la putrefazione era in stato avanzato, e certamente era un animale morto da diversi giorni,
diversi giorni, però non presentava, esternamente non presentava nessun tipo di lesioni. Cosa potrebbe essere accaduto? Potrebbe essere accaduto che sicuramente la mareggiata, le mareggiate, le grandi mareggiate da Levante, da Scirocco mettono un pochettino in difficoltà questi animali che, come tutti i rettili, devono tornare comunque a galla per respirare, perché respirano aria, e quindi una mareggiata molto forte potrebbe mettere in difficoltà. Stiamo cercando anche il carapace, quantomeno quello che resta della seconda tartaruga avvistata a poche centinaia di metri sulla spiaggia davanti al ponte sul fiume Tesino, però è un piccolo giallo nella storia. Sì, effettivamente questa tartaruga, io adesso non so se alla capitaneria di porto erano state comunicate le dimensioni, però se le dimensioni erano, diciamo, importanti e comunque l'animale era morto, sicuramente se il mare l'avesse riportato verso il largo avrebbe galleggiato, e date le correnti di Scirocco che sono presenti da ormai quasi 3 giorni, l'animale sarebbe stato rispiaggiato. Noi magari ha preso qualcuno. Prego? Magari l'ha presa qualcuno. L'ha presa qualcuno, sì, però non sa quello che rischia, perché questi sono animali poi protetti da diverse regolamentazioni internazionali, tra cui la più importante è la Convenzione di Washington, e quindi diciamo detenere i resti, anche i resti di questi animali, può comportare sanzioni molto pesanti. Non ci sono altri aggiornamenti per questa edizione del TG Marche, ci fermiamo solo per qualche istante e poi torniamo con le notizie di sport.